Ragazzi, quello che scoprirete in questo video veramente sarà assurdo e non crederete alle vostre orecchie. Cioè, vi dirò una cosa verso fine video che veramente vi farà gridare allo scandalo. Comunque, vi ricordo che i connessionati puri sono iscritti alla Pura Fibra Italiana, hanno una connessione potentissima e soprattutto hanno attivato la campanella, mi raccomando. Inoltre, nello shop di Fortnite vediamo queste due nuove skin Aether, che è fighissimo, ma ho 620 V-Bucks. E soprattutto Versa, che come possiamo vedere ha due belle caratteristiche, insomma. Comunque niente male queste skin. Vi ricordo il coach supporta un creatore OctiPFI, come trovate qui sotto. In questo video parleremo del vero motivo per cui il pompa in questo momento di Fortnite fanno veramente schifo. Tutti i pro player si lamentano del meta di Fortnite perché dicono che è un meta spammoso, eccetera eccetera. E in questo video vi spiegherò perché la teoria definitiva, ciò che l'Epic Games non ci ha detto, ma che se una volta che sentirete questa teoria non potrete dire no, non è vero, fidatevi, cioè sarete completamente d'accordo. Torniamo indietro nel tempo, quando l'anno scorso intorno ad aprile uscì la Thompson. Tutti la odiavano perché era l'arma più forte del gioco, almeno i pro player la odiavano. E si sa che quando un pro player odia un'arma, a Octi piace un sacco. Comunque, a parte questo, tutti i pro player... Tutti i pro player odiavano quest'arma, perché? Perché era un'arma che andava bene da qualsiasi distanza, andava bene da lontano, da vicino, era completamente OP. E nonostante i vari nerf della Epic Games, comunque l'arma rimaneva OP. Poi è uscita la P90 e anche con la P90 tutta la gente pro player si lamentava. Perché? Perché era un'arma super spammosa che incitava la gente a spammare, eccetera. Ma ricordatevi il periodo, era bene o male questo periodo qua. Quindi in pratica l'anno dopo, nel 2019, noi nello stesso identico periodo abbiamo la stessa identica situazione, ossia un meta spammoso dove i pompa sono completamente inutili. E voi vi chiederete, ok, e fin qua, cioè, ok, lo so, ho gli occhi, so benissimo vedere qual è la situazione e me ne lamento già di mio, non serve che te ne lamenti anche tu. Ragazzi, vi voglio ricordare, cari miei, che in questo periodo la gente finisce la scuola. Ed è proprio per questo che la Epic Games fa un meta spammoso. Ragioniamoci un attimo. Il pompa è un'arma che richiede un certo tot di skill, perché comunque devi avere una mira abbastanza decente in modo da prendere i colpi. E invece tutti possiamo concordare che spammare è una cosa che può fare chiunque. Anche uno che ha appena iniziato a giocare è capace di spammare. Alla fine deve solo premere un tasto. E quando è che la gente può giocare un sacco ai videogiochi? Chiaramente d'estate. D'estate, quando ormai la scuola è finita, i genitori non rompono più, si è tutto il tempo a casa, si può giocare. Qual è il momento migliore dunque per i giocatori che non giocano spesso a Fortnite di giocare? Chiaramente l'estate. E quando è dunque che la Epic Games ha bisogno di un meta, diciamo, per gente scarsa, per gente che non gioca sempre? D'estate. Quindi, alla fine della fiera, in pratica, Questo meta che tutti odiano, che tutti i pro player odiano, che addirittura TFU tipo gioca a uno nelle sue live al posto di giocare a Fortnite, in realtà è semplicemente perché l'Epic Games vuole un meta scarso per il periodo estivo, vuole un meta spammone, un meta dove chiunque, anche senza skill, può fare delle kill. Immaginatevi tutta la gente che già è brava a giocare, che gioca d'estate col pompa, e che è fortissima, perché tanto i pompa, voglio dire, sono armi che hanno bisogno di una certa mira. Cioè, un giocatore che ha appena preso Fortnite in mano non ha la mira che c'ha uno che fa le 1v1 su parco giochi. L'Epic Games non ha rimesso la Thompson per questo motivo. La Thompson è stata messa in gioco, possiamo dire, per colpa delle persone che l'hanno votata. Per colpa o per merito? Per me è un merito, nel senso. E l'Epic Games ha già dichiarato che non ha assolutamente nessuna intenzione di togliere quella che è la Thompson, poiché è stata votata dalla stragrande maggioranza dei giocatori. E siccome la stragrande maggioranza dei giocatori non sono i pro player, e allora la Thompson rimane in gioco. Io sono completamente d'accordo con questa idea di pensiero. Non è giusto che solo perché a TPU non va bene la Thompson, allora bisogna togliere e TPU e tutti gli altri pro player. Ma voi lo sapete come la penso. Quando un'arma dà fastidio ai pro player, io sono contento, perché vuol dire che è un'arma divertente, che è un'arma che riesce a fargli il culo. Un pro player non ha paura di un'arma che non riesce a fargli il culo. Un pro player ha paura di un'arma che invece lo devasta. Oh sì. Quindi, se vi state lamentando in questo momento del meta di Fortnite, ricordatevi che sarà un meta temporaneo che durerà solo fino all'estate, e vedrete che alla fine dell'estate o potenzieranno i pompa o li potenzieranno o ne uscirà uno nuovo.
Yes. Yes, signori, yes. Ricordatevi che alla fine dell'estate uscirà un nuovo pompa che sarà molto forte. O comunque rimetteranno il pompa del nonno. Faranno qualcosa comunque per far tornare il meta un po' meno spammone. Eccolo, proprio di questo parlavo. Distrutto, distrutto, signori. Così impara. Così impara ad avvicinarsi in maniera furtiva al mio super. Non deve permettersi. State tranquilli che il meta tornerà normale. Dovete solo avere pazienza, dovete avere pazienza per l'estate. L'estate è il momento in cui tutti i giocatori, diciamo, giocano a Fortnite. La gran parte dei giocatori gioca a Fortnite, perché d'estate si è più tempo libero. Per questo anche la gente che magari tutto il tempo di scuola non ci gioca, d'estate dice vabbè dai, tutti i miei amici giocano a Fortnite, giochiamoci anche noi. Chiaramente uno che non gioca da tantissimo, che comunque non ha tutto il tempo per giocare eccetera, vede un meta spammone, vede un meta dove se hai la Thompson comunque riesci a fare le kill e dice wow, allora mi piace, cioè torno a giocare più volentieri. E poi mettono un pompa che ti one shotta e nessuno ha voglia di giocare. Chi è che ha voglia di giocare con un pompa che praticamente giri l'angolo e ti fa one shot one kill? Sinceramente a me non piace, a me piace di più il meta spammone, ma non perché sono scarso, comunque voglio dire me la cavo un po' a giocare, non sono ai livelli di TFU o comunque non sono ai livelli di tanti altri pro player, ma me la cavo, voglio dire, non mi posso lamentare. Basta! Comunque, come stavo dicendo, la Epic Games ha inoltre dichiarato che non ha nessunissima intenzione di rimuovere la Thompson, proprio perché la maggior parte dei giocatori l'ha votata e di conseguenza non le sembra giusto, nonostante alcuni se ne lamentino, toglierla. È stata votata dalla maggior parte, quindi significa che la maggior parte dei giocatori la rivuole. Fine. E sono d'accordissimo con questo pensiero dell'Epic Games. Una volta che la maggioranza ha deciso, E poi, se quella maggioranza si pente, bisogna imparare dai propri errori. La storia serve proprio a questo, studiare storia per evitare di ricadere negli errori del passato. Chiaramente se uno non impara mai, ricadrà sempre negli errori del passato. Il mondo è fatto così. Sparava sto tipo. Mi ha devastato. Che poi veramente non capisco. Cioè, sapete qual è il pro player più simpatico di tutti? Cosa che io ho sempre detto e continuerò sempre a dire. Ninja. Ninja si è lamentato dei pro player che si lamentano. Cioè, Ninja dice che tutti i giocatori Ninja dice che tutti i pro player non sono mai contenti, che qualsiasi cosa la Epic Games faccia i pro player non saranno mai contenti, perché ogni pro player nella sua testa ha un'idea di gioco perfetto e quindi di conseguenza finché quel gioco perfetto non sussisterà, allora i pro player si lamenteranno sempre. Ninja ha stra ragione, ma proprio ha stra ragione. Cioè, tutti i pro player si lamenteranno sempre. Guardate TFU, si lamenta sempre, sempre. Per carità, anche Ninja l'ha fatto, in passato. Però una delle cose più belle di Ninja è che lui sbagliava tanto in passato, ma è sempre migliorato nel tempo. Ha sempre capito i suoi errori ed è sempre andato avanti. Come quando prendeva in giro i giocatori più scarsi, come quando prendeva in giro comunque la gente che ammazzava, eccetera. Poi ha capito che non lo deve più fare, infatti ha smesso di farlo. Tanto in realtà la gente si lamenterà sempre di sto gioco. Io ogni volta che faccio un video vedo sempre tanti dove mi lamento del gioco. Vedo un sacco di gente che dice, ma non lamentarti sempre. Hanno ragione, hanno ragionissima. Che poi in realtà è da un sacco che ho smesso di lamentarmi delle cose. Cioè, le uniche cose di cui mi lamento magari sono il pass battaglia, così, dove dico sì, che schifo il pass battaglia, ma in realtà ormai non lo faccio neanche più, Ma muori, vai, chicken noodles, quello che è. Oh, che culo. Devastated. Vabbè. Voleva lui. Voleva.
Bene. Oh!